Ciao ragazzi, siamo tornati qui e questa volta abbiamo una sorpresa grazie al nostro amico Paolo che ci ha prestato un nuovo giocattolino interessante che è l'ACR della Bushmaster. Fai una panoramica. Ne sono arrivati un numero limitato e al momento pare già venduti tutti, quindi è una mega anteprima del canale e una breve storia. Il progetto è stato presentato allo SHOT Show del 2007 da Makbul Mazada, che però poi ha venduto i diritti a Redmington, che si sono spartiti il mercato civile e militare rispettivamente per la Redmington l'ACR militare, mentre la Bushmaster si occupa della produzione civile, come questo qui. E questo però è venuto poi tra 2009 e 2010. Adesso è arrivato in Italia per pochi fortunati e poi si spera che arriverà in numeri maggiori. La panoramica dell'arma è questa. Facciamo un attimo vedere un po' meglio. E è strutturato tutto per poter essere smontato a mano o con l'ausilio solo di una cartuccia in 223, logicamente, perché la caratura ovviamente è in 223, anche se è stato. Innanzitutto vi faccio vedere che non c'è niente in camera di scoppio, abbiamo già controllato e tutto, quindi prendiamo un caricatore e vi faccio vedere la scritta Multical, perché come vi farò vedere dopo, una delle particolarità di questo fucile è che è possibile cambiare la canna e ovviamente a seconda del calibro scelto bisogna cambiare anche caricatore e testino dell'otturatore, comunque è facilmente sostituibile il calibro. E faccio vedere anche l'altra parte. Di qua abbiamo comunque i comandi che sono ambidestri, quindi molto comodo. Qua abbiamo, come vi ho fatto vedere pinzandomi la mano, abbiamo l'hold open, abbiamo la slitta, cioè gli agganci per la cinghia, che oltre a quelli diciamo esterni, a questi qua, c'è la possibilità di piazzare anche la slitta a sgancio rapido anche in posizioni intermedie. Questi, che c'è lo stesso pulsante anche dall'altra parte, serve a allungare e collassare il calcio, e il poggiaguancia, aspettate che faccio piano, è regolabile facendo così, si alza e si respinge in avanti semplicemente. E così si sistema. Vediamo l'altro lato dell'arma, abbiamo appunto i comandi che sono ambidestri, abbiamo anche, come vi ho detto, i vari punti di aggancio della cinghia e qua c'è lo sgancio per collassare per ripiegare il calcio. Vabbè, comunque. Qua c'è la manetta d'armamento, che anche questa è possibile non solo ribaltarla da questa parte, ma anche giustamente se no vi rimane con l'inclinazione verso il basso, togliendo la spina si può ribaltare di nuovo verso l'alto. Ora vi faccio vedere i principali pin, che come vi ho detto si tolgono con questo. Allora, per aprire l'arma bisogna spingere questo pin qua. Questo qui invece è quello poi per separare la calciatura polimerica dal lower. Così. Si apre l'arma e poi mi aiuto, tolgo questo. Voilà. E si separa così. Una parola velocissima su questo, qui c'è il gruppo di scatto che è facilmente estraibile facendo così, ovvero tirando leggermente su questa levetta qua e poi aiutandosi bisogna far girare di 180 gradi la leva che normalmente non fa questo movimento, non va oltre, invece sollevando questa levetta si riesce a farla girare fino a una posizione ore 6, diciamo, e a quel punto si riesce a separare con un po' di fatica, ma si riescono a separare le due cose che sono un perno passante e permettono una volta tolte di estrarre tutto il gruppo di scatto. Però questo per adesso ne abbiamo parlato, mettiamo qua. Ok, adesso
chiudo un attimo il perno qui indietro, non lo chiudo, e c'è questo pin da togliere per togliere la stina. Qui abbiamo, già che veniva via, l'abbiamo tolto e c'è porta otturatore, otturatore con la molla e tutto. Mettiamo qua e poi togliamo piano piano questo pin qua. Ora non andremo tanto oltre perché non ci fidiamo neanche, non, quando le armi non sono nostre abbiamo sempre un po' di timore. Qui è il sistema che permette di togliere la canna. Basta premere questo pulsantino verso il basso e tirare giù questa leva e poi girandolo con un po' di sforzo, logicamente, non so, fino a qui praticamente, si riesce a far uscire il blocco che tiene la canna in sede e poi di conseguenza sfilare la canna in maniera molto semplice. Comunque ci sono parecchi video più dettagliati e poi vedremo se arriveranno nuove canne di fare una giunta. Ok, rimontiamo e arriva. Oh, ce l'ho fatta. E poi si respinge su il pin appena si riesce a centrarlo bene, logicamente. Guarda. Entrare, poi ci permette di andare in chiusura e di chiudere anche questo. Facciamo un controllo. Ok, quindi funziona tutto. Ve l'abbiamo mostrato velocemente, ma direi che ce n'è più che d'avanzo e è veramente una bella arma. L'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire è che qua è possibile, mediante questo pulsantino in stile FAL, mettere in posizione praticamente di 180 gradi. Qua c'è la U di unsuppressed, dall'altra parte c'è la S di suppressed, probabilmente per un uso appunto di silenziatori a livello militare. Per il resto è una bella carrellata. Qui notare una piccolissima cosa, che il grip è formato da tanti piccoli simbolini della Magpul, che è carina come cosa. Per il resto ringraziamo tanto Paolo della possibilità e speriamo che vi sia piaciuto e vi salutiamo per il prossimo video.